Scusa. Bentornati a tutti voi ragazzi, io sono Tony e Penz e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la nona e ultima puntata di Are You The One Italia? Un reality pazzesco che ci sta facendo uscire il cervello dalle orbite. È un anno che lo commentiamo. One year that I comment us. Ragazzi, vi chiediamo un piccolo supporto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ma oggi importante perché abbiamo due personaggi pazzeschi. Ci eravamo lasciati con Rorò e Fatima che facevano il delirio totale, si stavano per scontrare, ora noi, io e Jesuisil. Cosa abbiamo pensato? Le nostre menti malefiche hanno partorito l'idea di invitarle qua insieme. Insieme ragazzi, cioè, allora noi abbiamo un po' di paura, un po' di timore, però insomma sedere qualsiasi rissa scoppierà. Sederemo. Comunque ragazzi, ce l'abbiamo qui. Facciamo entrare. Sì, direi non perdiamo tempo. Fatima e Rorò. E come si... Sempre dobbiamo chiamarle. Allora ragazzi, ci sono. Sono arrivate. E appena finito il match tra di loro, si sono picchiate fuori dal programma. Ce l'abbiamo qui. Fatima e Rorò. Prego. Ciao ragazzi. E questo è il risultato, vedete? Ciao guys. Rorò distrutta e Fatima non si può far vedere gli occhi, esatto, perché... Ci siamo spaccati. No! Oggi anche con la partecipazione straordinaria di della Lady, sì, della nostra cagnolina. Ci siamo lasciati ragazzi con la camera dei segreti perché c'erano dentro Filippo e Aurora. Ah, la sì, nostra è ragazza. Vero! La camera dei segreti mi sembra Harry Potter. Sì, ma... ormai è così dalla prima. Dobbiamo scoprire se sono match perfetto o no, Fatima. Ah. Sì, Fatima. Filippo e Aurora. E non solo, perché ci siamo anche lasciati con l'anticipazione dove praticamente Fatima chiede a Rorò di parlare perché c'è stata una scapezzolata. È un misunderstanding. Dalle c***a di capezzo che non sapeva Rorò. È anche, no, è anche un misunderstanding nel trio Fatima, Rorò, un bel misunderstanding. Cioè, misunderstanding. Diciamo, io non sapeva così. Niente di certe, esatto, cose perché non gli raccontavo tutto. Che io gli ho chiesto di baciarlo, la la, che poi vabbè. Guardiamo. Are You The One Italia, nona puntata. Se la tua anima gemella fosse proprio di fronte a te, sapresti riconoscerla? Se la tua anima gemella fosse proprio di fronte a te, sapresti riconoscerla? Anch'io, ma io sbaglio sempre, o di fronte o davanti. Benvenuti a Are You The One Italia. Bravo. Che suspense. Voglio che sono. Che non sono così. Io voglio che sono. Che sono? Ovviamente Diogo vuole, sì, perché deve segare, quindi. Raga, secondo me lo sono. No, come perfetto. Oddio, ma devo segare. Finalmente, no, complimenti. Perché adesso arriva lei, quindi lui deve fare una tua parte. Io volevo. Io sono in questo momento aperto. Aperto, certo, tutto in aperto. Tutti i sensi aperto. Perché Marta è di mia forma. Io voglio darci la tua bella. Sì, applauso ragazzi, perché è sempre bello applaudire tutti. No, ma sia Filippo che Aurora sono stati importanti. Filippo comunque ce l'ho nel cuore. E andare a... Grande! Sì! Viva la sincerità! L'uscita di questa coppia però non solo avvicina i daters ai 200.000 euro in palio, ma anche delle ricadute importanti nei rapporti all'interno della villa. Quindi quattro coppie formate. Il vero Are You The One è incominciato adesso per Diogo. E Diogo invece vorrebbe morire. Contento, infatti. Qua devi trovare il tuo match tra Francesca, Mariangela e Titti. E Marta. Però lui è conteso tra un botto di tinte, raga. Guarda subito dietro. No! Un abbraccio dietro. Ma è un vizio, Francio, allora è un vizio questo. Mariangela, nella villa come nella vita, è una ragazza insicura e che ha difficoltà a lasciarsi andare. Mariangela. A lei è sempre piaciuto Leonardo. Lo stallone italiano, sì. Il Monaco Shaolin. Guarda cosa fa con la lingua. Vabbè, ho capito che stasera scegli me. Avevo già capito che stasera scegli me. Non sono scelgo te? Leo Furbetto. Vabbè, ma comunque vi piacete, si vede, eh? Da che cosa si vedeva? Dall'attrazione fisica che non c'è, vero? Mariangela è mia madre, mia zia, mia sorella. Non riesco a guardare Fatima in faccia perché mi sembra di guardare Neo di Matrix ogni volta. Trinity. Tu sai che vorrei fare stasera, se mi sceglie? Dormirci? Do all'entro un limone, voglio vedere che cosa fa. Attenzione!
si lancia Mariangela. A un certo punto bisogna tassare il terreno, perché subito lo capisci un po' dal bacio. Parola d'ordine, segale. Scusa Loro, siamo dietro. Veramente una merda. Era iniziato bene il programma, tutti. No, facciamo due reaction. Tutti composti. Poi il ginecologo, e la psicologa, il segale, l'amore. Beautiful 100 vetrine ed è notte nella villa di Rio de One. Cosa accadrà? I daters si stanno preparando per la cerimonia di questa sera. Così! Guarda, sono prestissimo! Tipo i papà quando aspettano che le mogli partoriscono. Non so. Sì, è vero! Guarda che Monaco! Ma ragazzi, mi ha messo la tunica di Mariangela! Cerimonia di iniziazione del matrimonio di Vezin. I daters hanno un'altra opportunità di trovare tutti i 10 match perfetti. Ecco le coppie. Tanto Alessandro e Noemi sempre peggio. Ormai cioè, loro affiatatissimi. Buonasera daters. So oggi gasato, Frizzantino. Perché so che sta finendo la trasmissione, così potrà andare a casa. Siete sempre più vicini ai 200.000 euro. Grande Luca. Ragazze in posizione, ragazzi pronti e iniziamo la cerimonia. Io non vedo l'ora di vedere Roro e Fatima che si scannino. Io non vedo l'ora. Luce, luce, luce. No. Ah, meno dell'altra volta. No, amore, avevamo fatto 6, non è in più. Ragazzi, vi devo dare una comunicazione. Allora, c'è una comunicazione. Ah, infatti, cosa sarà? La prossima cerimonia sarà l'ultima. Ah, una cosa che sappiamo tutti. Ma loro lo sapevano. Certo. No, come facevano a sapere lo scorrere del tempo? Wow. Andrea, sempre... Sempre entusiasmo. Si può fare, tranquillo. Ragioniamo. Riccardo, ragioniamo. Non ci ho capito veramente niente di tutto. Cioè, tranquillizzava tutti. Perfetto, ma non sa un c***o di quello che sta per accadere. Continuate a seguire la strada del cuore. Sì, ma non serve niente. No, per tre sigle, per dire, vedi Marte, Diogo, Mariangela e Leonardo, cioè, sta spingendo in quel senso. Però Nicola, che cuore deve essere... Cioè, lui di che cazzo se ne... Non ce l'ha un cuore, come non ne ha. Penso che mi salterebbe addosso, ma non può. Potrebbe saltarmi addosso, ma non può. Posso chiedere una cosa? Prego, Leonardo. Vorrei sapere se stasera potremo andare in Affinity. Ah, ma è stata una nota di chiesa. Esatto. Ormai c'è un precedente, quindi devono dargli l'ok. Ve lo faremo sapere perché era già prevista un'altra Affinity. Cioè? Quindi i ragazzi sono arrivati alla penultima cerimonia con 7 copie perfette, ma hanno l'ultima possibilità. Se no si attaccano tram e andare. Fatima poteva essere una presunta match di... come si chiama, di Nicola. Come si chiama? Non sa neanche loro molto. I daters vogliono vincere e trovare tutti i match. Per questo Leonardo ha richiesto di poter andare in Affinity Room con Mariangela. Ah, vediamo il responso. Diogo e Marta, l'Affinity Room era per voi. Ok. La richiesta di Leonardo ha rimesso in gioco le cose. No. Ma no! Diogo poteva segnare! Marta stava dicendo tutti! Ci ha tolto l'opportunità di potersi godere una serata. L'Affinity Room è disponibile per una sola coppia. La scelta è unicamente nelle vostre mani. Ah, no, io e Marta abbiamo già capito un po' di giorni fa. No, che buono! Allora, da fuori comunque gli fa la pressione psicologica. No, e lui comunque non vuole fare la brutta figura che appena lei se n'è andata, se ne sfionda con Marta. Ha pensato, mi conviene a stagare, bravo ragazzo, capito? Ci dormi lo stesso come Dio. Sì, esatto. Ecco, che carina. Marta non ha bisogno della fine. Basta che gli dai il bagno. Gli dai il bagno di Rio de One. Ci metti due rose nel bagno. E questa è la Affinity Room. Va bene, allora. Metto un po' di questo qua. Sei pronta a farla? Niente. Sei pronta a farla? Ma cosa accadrà? Si ascolta. Ma che fai? Guarda, io lo sapevo. Ma che spavento è? Potete dare 2 minuti in più a Nicola per parlare, avete messo questa scena inutile. Cerco perché sono una persona tendenzialmente molto fredda e quindi ho bisogno di una persona. Ti ha provato la pressione. Scusa, ma vado a dormire e basta. Aspetta. Ma guarda questa! Ah, Mariangela! Dai, amore, fai il serio una volta per tutte, per favore. No, ma amore, ma lui non è convinto. Ma lui cosa deve fare? Penso che lui non è interessato
quanto lo sono io. L'ha vero, capito. Raga. Nella notte in Affinity Room, Mariangela ha provato ad andare oltre le sue paure. Scrivete nei commenti, secondo voi hanno copulated? Né un bacio, né niente, no. Né un'effusione un po'... No. Non si alzare. Con Andre come è andata? Ah, ma con Andre, cioè io ti dico... Attenzione, eh. Mi vorrebbe dare un sacco di attenzioni, perché secondo me si è reso conto di tante cose. Attenzione, perché... Io sono curiosa. È la prima volta che Rorò vede, eh. Perché ci avrò parlato mezza volta, voglio sapere. Con Mariangela, sì. Cioè, non è che... Sì, non avevate un rapporto. Non cosa, siete migliori amiche. Secondo me... Lui in una relazione cerca una donna molto matura. 21 anni, ma poi bambina perché? Che poi mi dà anche fastidio che se dovessimo uscire esce pure lei. Che c***o sempre in mezzo al c***o. Io obiettivamente non ti rompevo le scatole, se potevi fare quello che volevi, no? Dai. No. Attenzione. Fondamentalmente non mi sono voluta mettere in gioco al 100% perché non volevo neanche fare la parte della troppina disperata che si metteva in mezzo alla coppia. È vero, però... Capezzolo. Insomma, dai, però... quello è un gioco. Io devo fare una. Devo scatenare una reazione. Vabbè, io non l'avrei fatto. Io però sì. Allora, drammatizziamo, calmiamo gli animi perché, ragazzi, si sta scaldando. Ma colpa di Andrea. Tu intanto con Nicola ci prova, Andrea. Ah, ma io gli do una trotta, poverino, che si innamora. Capisci? It's challenge time. Bello questo, bello, come tutti gli altri giochi, eh? Ma che lui col cappello da pescatore? C'era un cameraman in acqua sotto l'acqua. Tutti voi conosciate già il gioco di Ruba Bandiera, che per oggi ho rinominato Alza Bandiera. Bandiere, cose, lingue, culi, schizzi, bocche, acqua. Schizzi, eh? Mi hai mosso il culo? Ma andiamo avanti con la Rio Day One. Chi è che andrà a fare il date? È la coppia formata da Nicolas e Titti. Bravi! La coppia che ha recuperato la sfera col punteggio inferiore, Riccardo e Rorò. Attenzione, anche loro! No, no, noi più schifosi. Non mi avete mai invitato a fare un bagno. A lui? Oddio, sono rimasto malissimo. Vai, 3, vai, vai, 2, vai, 1. Mazza, mi sa che è morto, raga. Si è preso, secondo me, 4-5 ginocchiate in faccia, Vezzilla. No, lui con Mariangela. Guarda, Fatima, anche lei un po' di pettorale toccato. È venuto qui a casa, anche Silvia voleva anch'io un po' toccato, toccare. Anch'io toccato bene. Abbracci pure io a toccare, eh. Non mi sono fatto problemi, devo fatto dire. Bene, amore, vai, vai. Approfittando di un momento in cui è stranamente da solo, Fatima lo avvicina. E Rorò non sa niente, eh. Io ogni volta che parlo con te mi accorgo anche di quanto vali proprio come... spessore di uomo, capito? E questo è vero. Infatti mi ha deluso di quelle tue cose. Pensavo di averlo trovato, ma in realtà no. Beh, diciamo l'ottavo discorso uguale. Sì, esatto. Quindi me lo dai. Ma poi me lo dai cosa? È difficile poter conoscere una persona se ne già sta conoscendo un'altra. Mi ha ricordato un po' determinate caratteristiche di mia mamma. Oh, bello, so però, per dire. Riccardo è dolcissimo. Cosa vuoi? È vero che non ti considero. È verissimo che non ti considero. Diciamo. Ci sono. Certo che ci sono. Ma non è vero! Hai la testa di gatto! Lo stai illudendo! È come vola. Lo scorso aperitivo. Rorò non ha mai avuto paura nel seguire il suo cuore durante tutto il percorso qui a Dario The One Italia. Ora vado su a vedere dove è Andrea. Non riesce a distaccarsi da Andrea. Ed il solo vederlo in compagnia di Fatima fa accendere in lei la gelosia. Ragazzi, ma lui mi diceva cose importanti, cioè stavamo tutto il giorno certo. insieme. Lui dice una cosa a una persona e un'altra cosa, cioè proprio infatti, infatti la vera colpa è di Andrea. Infatti ragazzi. Si è notato benissimo la scorsa puntata. E io dico che è un manipolatore, perché comunque ci può stare che anche lei si incazza, nel senso che lo dice, ti fa credere cose no, che... Andrea, appena ti becchiamo Andrea. Io ho fatto quello che ho fatto per poter capire chi è il mio match, no? Poi che ci possa essere attrazione o no, io sto al mio posto, mica sono qua. Lo ribadisco sempre. Cioè, quella lì è pazza. Quella lì è pazza! Che vuol dire? Ma perché tu, Rorò, ti ricordi che avevi atteggiamenti nei miei confronti che non riuscivo a capire? No, e adesso io non ti cagavo come te non cagavo. No, no, aspetta. No, dai. Comunque tu avevi degli atteggiamenti nei miei confronti molto antipatici. No! Però adesso che è finito il gioco ti giustifico, perché se lui ti viene a dire determinate cose, è ovvio che... Non poteva saperlo. Cioè, è ovvio che non Vedi? Sei amichevole nei miei confronti. No, certo. Ci no, sta. Esatto. Non ci cagavamo di striscia. Beh, ora, figurati è ora se giustificata io vengo la da situazione. Te a dirti. Non mi rispondere quando dico buongiorno la mattina. Questo non sei bambina, sei maleducata per me. Perché a volte gli parlavo e non mi rispondeva. No, infatti! No, per me era il contrario. Cioè, per me era la stessa cosa.
cosa. L'avete vissuta con due percezioni diverse, però, non sapendo la verità. Capito? E quello è il gioco che ma è stato. Ma infatti tu vedrai dopo, quando vabbè succede la baladana, io dirò a Madre, io comunque oggi parlo con loro. No, tu non ci parli. Perché io voglio vedere sta litigata. Perché lì cade il castello. Infatti dai. Ma la vedremo nella prossima puntata. Quindi se va avanti così e continuiamo tanti altri giorni, sicuro... La faccio piangere. Cioè Andrea sta facendo la parte del macho che l'ha fatta impazzire tutte e due, capito? Sì, 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 è quello che poi passa per lui. Ari, eccomi io che io addosso a lui. Con la musica del Signore degli Anelli remixata riparto un nuovo giorno. Vediamo che succede. Mi metti un po' di crema sulla schiena. Sì, per favore. Brava Mariangela, brava, bisogna educarli. Anche Andrea. Diogo, no, Diogo! Ma metto a mettere segare. Prende gambe di gente. Vuole segare anche con tutti, vuole segare. È il momento del date romantico e mentre Rorò si prepara per una gita in barca con Riccardo, ah, sì, perché tu vai uscire con Riccardo. Andrea ne approfitta per allenarsi con Fatima. Ma che scena è questa? Grazie Andrea di avermi salutato. Vieni qua, andiamo a dar un bacio. No. Perché? Non mi ha manco salutato, io stavo andando via questo, mi ha manco salutato, ho detto Andrea sveglia. Ma in realtà lui rosicava un sacco quando andavo con Riccardo, e quindi certo. E vi anticipo fin da ora che questo gioco, apparentemente innocente, porterà ad una resa dei conti davvero epica. La bomba! Una resa dei conti epica, ragazzi! È la guerra mondiale! Obbligo verità, Marta. Verità. In che posizione faresti? Con Diogo. Una bella. Ma lei è Oxford, come se stesse parlando degli aminoacidi. E lui fa sì, per correla fare sempre. Io... Verità. Scegli una ragazza e poi mi con questa ragazza. Con te. Vabbè, voglio assaggiare la lingua. Buon gustaglia, limone, finalmente uno tra donne. Madonna, Mariangela! Ragazzi! Alza! Andrea. Dai il limone a Fatima, va. Cioè, vedi che non dai, sono stata io. Dai, dai un limone a Fatima da parte del suo amico Leo. Quindi quando? Avete limonato? Magari lui dice beh, no. Sì. Limone! Mazza, però anche raga! Lì, ma perché fa così? Cioè, di no, non voglio. Di no. Rorò. Tu non l'hai mai vista? Io no, io ero mia. Una raga incredibile. Allora, guardate la faccia di Rorò, ragazzi. Ha fatto il tabellone. Score. Nicola ha parlato. La moca è diventato la moca del caffè. E Andrea, Andrea. Andrea. Obbligo verità, Andrea. Obbligo, dai. Ah, qui obbligo qui, verità. Tu hai la scelta. E qui c'è il casus belli. Qua parte tutto, ragazzi. Vai. Ti obbligo a leccarmi un capello. Perché non ha detto verità? Poteva dire verità. Poteva dire verità. Eh sì, baby. Guarda che io. Porca. Cioè capisci? Lo raga. Fa! Lo fai Andrea, lo fai! Ma pure Marta è presa male. È troppo intimo, cioè mi dici di no se non lo vuoi fare. Cascato raga, nel ma gioco. Ma che situazione è? Cosa ne pensi? Però? Penso che sia un po' tosta. No, non esiste. Le cose saltano sempre fuori. Sempre. E oggi le farò saltare fuori. Vediamo via, un po'. Vero, vero. Fatemi uno sguardo un po' in camera anche voi così. Tu poi non puoi fare niente, non ti fai, fammi uno sguardo però, così lo mettiamo qua. Dai. C'è la sfida, c'è la vedo, la sento, la palpo. Ma Fatima è pronta a sferrare il suo attacco. Eccola. Io già so che sto gioco da bottiglia uscirà, a lei arriverà. E allora? Quello era un gioco. Ah, ecco. Hai la coda di palle. Ecco, ora viene fuori tutto. Io so io comunque che quando viene l'oro ci parlo, Io so che quando verrà, non ci devi parlare. No, vedi? Lui no, si sta tenendo, c'è sta cercando di proteggersi. Guarda, Aurora mi ha detto un sacco di cose che noi abbiamo fatto. Ci devo parlare. Sapeva. Io non ho raccontato nulla. Ah, vedi che sta andando proprio in presa. In panico. E che mi in panico. Perché lui voleva farmi credere che o Francesca o Mariangela o Titti fossero andate a raccontargli le cose che lui ha detto lui a lei. Lui ha detto, vero? Infatti vedi qua, qualcuno è andato a raccontargli qualcosa. Chi? Lui. No, non mi fate fare me la figura della c***a che si vuole mettere in mezzo alla relazione solo perché ti ho chiesto un affinity room, oh! Addizio!
reazione, ragazzi, madonna. Cioè, alla fine, te, che di cosa c'hai ragione su di me? Fai come ti pare. Sai tu di me che dici hai ragione su di me? Questo è un gioco, eh. Madonna, Fatima. Non ti sembro io. Come t'ho ti detto, permetti? Non t'ho detto come queste parole. Come ti permetti di dire una cosa? Tu mi conosci all'interno di questo gioco, a dire e ti sei rivelata per quello ho che sei. Ho detto queste parole? Che sei una io che non è scontrosa. Ho problemi, io sono scontrosa. E questo cosa c'entra con tirare zizzania? Essere scontrosa con tirare zizzania. Se io volevo, e ma te lo dico detto qua. Ma chi ha detto che tirare zizzania? Appena detto. Raccontare. Che cos'è? No, raga, no, comunque no, non sopporto queste cose, io non le sopporto. Non è il mio interesse, non è la mia persona, vabbè, non me ne frega. Ah, non parla manco con Rorò, infatti cavoli no, tuoi, basta. Bene. Ah, ancora. Sì che deve parlare, ma io ci parlo. Cioè, sta proprio per essere smascherato. Sì, io li avevo capito, perché dal momento che mi fa, viene ad attaccarmi, dopo che hai fatto un gioco che nessuno ti ha obbligato, potevi dire verità senza fare obbligo, ti metti in gioco, vieni ad attaccare me come se io ti avessi obbligato e mi viene a dire ti sei rivelata per quello che sei. Cosa sono? Dimmelo. Non mi sono mai messa a competizione con nessuna donna per un uomo, figurati se lo faccio con una calità di mia sorella, ma tu la usi la testa. Sei un uomo o sei un ragazzetto? Fammi capire. Aiuto! Ma hai visto che le cose che mi hai chiesto tu, erano cose che io non volevo fare? Così? No, no, ma no, allora, ma l'avrebbe fatto. Adesso perché c'è. Fa? No, ragazzi, cioè, lui l'ha fatto, punto. Cioè, qui c'è la volontà. Non è che la produzione vi era lì, esatto, con i fucili, no, esatto, a dirvi voi dovete fare per forza questo. Quando una persona si sente a disagio, fare, non vuole fare una cosa del genere, a 30 anni io ti dico, belli, ciao, me ne vado a fare un tuffo in piscina. Scusami, eh. Cioè, io non mi faccio problemi a dire di no a 30 anni, fare, capito? Se mi volevo mettere in mezzo alla vostra relazione, l'avrei fatto in un altro modo. Ma siccome nella fronte non ho scritto né ci ho scritto donna. Senti, io non mi ma sono perché messa se devo in mezzo, stare a sentire che non mi va? Bella tosta. Tu pensi che mi interessa della telecamera? Questa sono io. Io non sono venuta qua a fare il personaggio. Questa è Fatima. Sta uscendo tutto fuori. Appunto. Con me è la, a me non è mi piace una così. Adesso non gli interessa, Fatima. Certo, adesso no. A me non mi interessa una persona così. Falso. Assolutamente, bugiardissimo. Falso. Bugiardo, sei falso, non sei uomo. Falso. No, perché dalla testa ai piedi. Che io e te abbiamo fatto questo e questo e questo. Per un Infinity Room sembra che ti ho chiesto di sposarmi. Ho imparato molto da mio padre e mia madre quando litigano in macchina, lui alza la musica e lei parla. Ah, è la cosa più giusta da fare. No, ma no, dai, Andrea. No, questa cosa non è si folle. Dice. Oggi Fatima farà un altro casino che probabilmente quando la vedrà gli parlerà non so di che cosa. Tanto io sono sicuro che è stata lei a raccontare determinate cose. Ma è pazzo. No, noi non siamo mai dalla finita, mai, mai cagate. Tu sei nervosissima. Ero incazzatissima. Beh, no, certo. Dopo uno sfogo del genere. Io di dover fare la parte di quella che è la che si è messa in mezzo, non c'ho voglia di essere vista così. No, ma guarda, non si vede. No, Fatica, no, dai. No, però avevo contro tutti. Certo. Infatti, io capisco il momento, però posso dirti. Dopo avevo contro tutti, sono posso Mariangela. Dirti che, cioè, si capisce benissimo già da qualche puntata che non è, cioè, non è questa la situazione, capito? Ma io sono contenta che tu vedi adesso, Tornano a casa, Rorò e Riccardo. E sanno che tra poco dovranno affrontare la stanza della verità. Ma prima di continuare voglio ricordarvi che tutte le puntate di Are You The One Italia le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. E per gli abbonati Sky Cinema, Paramount Plus è senza costi aggiuntivi. Ricordatevi di seguire Paramount Plus sui social per scoprire tutte le novità e i titoli disponibili. E adesso andiamo avanti con Are You The One Italia. Secondo me tu piacevi davvero ad Andrea, che poi ha detto che sei vabbè, quello che vuoi. Quindi dico, perché no, magari non vedevo da come si comportava, però non ha senso allora quello per qualche tuo lato, però si vede, cioè lo vedi quando vede lei, nel senso ha degli altri atteggiamenti. Quindi dico, perché non ha fatto il suo gioco tranquillo, cioè perché ha dovuto creare questa cosa brutta, un po' malsana, no? Brutta. No, ma niente di che, poi te lo racconterò. Raga, niente di che, questo è gravissimo. Adesso poi Mariangela dopo. Non si può dire. Ne parliamo quando usciamo, va bene. Eccola! Rorò, posso parlarti un attimo, per favore? A voglia. No, raga, tutti in silenzio! Nella prossima puntata di Are You The One Italia. No, vabbè, ma non ci... Ma scusa, ma non puoi mettermi alla fine? Ma anche la volta scorsa! Sarà la vostra ultima opportunità per tornare a casa con 200.000 euro. Noi vi ringraziamo per essere venuti qui. Grazie, ragazzi, un applauso. Grazie a voi. Seguitele su Instagram, mi raccomando, importante. Vi lascio l'Instagram qua. Ci vediamo prossima settimana con l'ultima puntata, che dovrebbe essere un'ultima puntata particolare. Vediamo se riusciamo a organizzarla. Però l'ultima puntata, mi raccomando, è con il fight, il mega fight. Sì, perché mi fuoco e fiamme. Dovrà, beh, sì, ma Rorò, alla fine la scoprirò
Ma alla fine succede tutto nell'ultima. Cioè, si scoprirà se vinceranno, si scoprirà cosa succederà tra di loro. Tutto. Finisce il programma che è diventato bellissimo. Che cazzo, ma fatene altri 15 così. È vero. Un saluto. Ciao. Ciao.